Ciao a tutti, bentrovati e benvenuti in questo nuovo appuntamento con Yo-Kai Watch 4. Nello scorso video ho fatto, oltre all'ultima missione chiave, che era quella di trovare Trust, perché ne ho risvegliati un paio, ho fatto anche la missione per il rango C. Quindi oggi, la prima cosa da fare è andare ai Monti Gemelli e vedere cosa c'era nel barcologio del rango C. Tra le altre cose, Luna è stata rapita perché è scambiata da Demon Gufo per la principessa che Shuten Doji e Abil Guerriero stavano cercando. Sì, la stava cercando più che altro la Shuten Doji per tutto quanto un fattore di cose che sa solo lui, a quanto pare. Demon Gufo e Abil Guerriero gli davano una mano più che cercare veramente la principessa. Però vediamo come si svolgeranno i fatti quest'oggi. Eccoci qua, qua c'era il barcologio per il rango C, vai. Vediamo che cosa c'è di qua allora. Ok. Sì. Ah, un oggetto tranquillo proprio. Chiave multicolore. Se solo capissi come funzionano ste chiavi io le userei anche, ma non lo so. A questo punto direi che possiamo proseguire con la missione principale. Andiamo un pochino con Bruno perché non l'ho usato più dopo la missione dei Monti Gemelli. Quindi ora c'è lo scontro con Demon Gufo. Sarebbe giusta una boss fight per completare il capitolo, no? Ah, devo entrare qui invece proprio. Ah, eccolo qua. Aspetta però. Ah, ma mi rivela anche le porte nascoste? Scusami, ma mi rivela anche le porte nascoste il gioco. Aspetta, aspetta, aspetta. Il gioco mi rivela anche le porte nascoste. Quindi io devo usare le chiavi che trovo per andare... Portale misterioso. Ora può accedere al nuovo portale? Attraversiamolo prima di andare avanti, voglio... Ah! E solo alcune chiavi funzionano. Percepisce portale... Ah, per gli avversari! Ok, ok, allora le userò magari in un altro momento. Questa è una cosa da approfondire comunque sia, eh. Non è una cosa da fare alla leggera. E non c'è altro, va bene. Col comando ricerca sì, si può appunto vedere quale portale, se ci sono portali o yokai nelle vicinanze. Eccolo qua, quello che dobbiamo attraversare invece per oggi della missione. Guardate questo portale, non ne avevo mai visto uno così. Sì, ne sono certo, Luna è passata per questo portale. Gna? Eppure non sento niente. Sei sicuro di quello che fai, Sapion? Of course! Ormai conosco Luna come le mie tasche, Jibanyan. Stai dicendo che oltre questo portale c'è il nascondiglio di Demon Gufo? Sì. Se non entriamo non lo sapremo mai. Forza, attraversiamo il portale. E che stiamo aspettando? Eccola qua. Ora ci prende una tirata d'orecchie. Eccomi, maestro Shuten Doji. Ho portato la principessa. Ma dove sono? Che posto è questo? Oh, ma certo, devo essere in un film di fantascienza, non c'è dubbio. Un film con una splendida principessa rapita da uno stregone, è ovvio. Anche se, ora che ti guardo meglio, assomigli di più a uno yokai. Ma certo, tu sei lo yokai che vuole controllare il potere della principessa. Demon Gufo. Lasciatemi spiegare, maestro. Vedete, questa ragazza aveva con sé tanti amici yokai pur non avendo uno yokai watch. Capite? È lei la nostra principessa, ne sono certo. E dove sarebbero questi yokai? Non eravate da soli quando siete arrivati? Eh? Come immaginavo. Non abbiamo la certezza che sia della principessa. Per quale motivo ci ostino a declinarmi sempre così, a mio guerriero? Smettetela di fare bambini. C'è un solo modo per scoprire la verità. Ma quello è... un ramo di famosi ciliegi di Valdoro, ce l'avete rubato! No, non è così. No, perché ciliegio sacro non sta reagendo? A quanto pare, la fretta ti ha tradito, Demon Gufo. Che peccato. Ma come è potuto succedere? Ci ha fatto perdere tempo ancora una volta, sciocco! Ma certo, ha capito tutto adesso! La bella principessa ora è contesa fra due mondi differenti. OMG, sono così emozionata, mi viene così da piangere. No. Sentiamo un po'. Cosa ti ha fatto credere che fosse lei la principessa? Te l'ha appena detto! Aveva con sé tanti amici yokai, nonostante non avesse uno yokai watch, quindi era forte. Ha un'anima potente per vedere gli yokai. Ho sbagliato a fare affidamento ancora su di te. Però lui porta a casa delle prove, voi non fate niente.
Sparisci, non voglio più vedere la tua ridicola faccia. Mai più. Se ne sono andati. Caspita, sembravo davvero una principessa prima. No. Maestro Shudendoji. Io. Non è ancora finita. Che cos'è? Non è ancora il momento di arrendersi. No, stavolta è finita per davvero invece. Non può finire così. Abbiamo ancora del lavoro da fare. Non c'è niente da fare ormai, te l'ho già detto. Io sono... cosa è appena successo? Ehi, ecco Luna, l'abbiamo trovata! Oh, sei tu, Sepion! Hai portato anche tutti gli altri, vedo! Vieni per aiutarti, stai bene? Presto, Luna, allontanati subito da Demon Gufo! Non ho ancora finito. Ora devo trovare la principessa. No, Sepion! Lasciala andare subito, scoglieliato! Luna non è la principessa che cerchi! Tu, dimmi subito dove nascondi la principessa. Dimmelo! Non lo so, lo giuro! Giuralo! L'ho appena fatto! Forza, dimmi dove la nascondi. Ti ha detto che non lo sa. No, Sepion! State tranquilli. Sono sicura che lo ritroveremo molto presto. Dopotutto sono stata una principessa per un... quarto d'ora circa. Fidatevi di me, so quello che dico. Sono certa che salveremo Sepion. Ma Luna, è stata rapita, non sarei un po' stanca? Ne sta benone, e poi trovare un Sepion sarà un gioco da ragazzi. Ci basterà localizzarlo su Kainet con una nuova funzione speciale. Una funzione di Kainet? Esatto, userebbe il mio pratico io drone. Ci manca solo questo ora. Comparirà un vaso misterioso sul campo di battaglia. Incredibile, potrebbe tornarci davvero molto utile in effetti. Avete visto? Posso comunque darvi una mano anche senza il mio orologio. Giusto, e ora tutti a cercare un Sepion. Sì, ben detto, Link. Abbiamo Luna. È un piacere averti in squadra. Bene, sembra che Demon Gufo sia tornato nel mondo di Link. Perfetto, forza ragazzi, lo Sepion stiamo arrivando. Quindi devo usare il drone durante le battaglie. Oh, che bello, il primo viaggio attraverso un portale, che storia. Contenta ancora. Ehi, avete sentito anche voi? Sembra provenire dal santuario. Hai ragione, potrebbe essere Demon Gufo. O magari no. Wow! Oh my god! No, peggio, cioè meglio, nel senso, wow. Ci sono anche Velenotto. E Kyubi. Non mi interessa Kyubi. Ma cosa sta succedendo? E quindi voi sapete chi sono quelli yokai? Sono i generali di Spiritossi e Polpanime. In passato abbiamo lottato insieme. Chissà perché si sono riuniti qui sul Monte Selva Oscura. Potrebbero aver visto Demon Gufo. Forza ragazzi, andiamo a parlarci. È già molto importante, guardali sempre in posa. Che belli. Però più bello è solo lui, Velenotto, con quella sciarpa fatta di serpenti. Ehi, ma tu sei... Ciao Link, quanto tempo. Tutto c'è piuttosto insolito, vero? Insolito? Parli di Demon Gufo? Stai dicendo che è passato di qua? È uno yokai con una specie di maschera sul volto, l'avete visto? Mi dispiace, ma non ricordo di aver mai conosciuto uno yokai del genere. A dire il vero, ci siamo pronti per discutere degli yokai del futuro. Esatto, non riusciamo a capire come abbiano fatto ad arrivare fino a qui. Per questo abbiamo indetto una riunione per yokai per stasera. Una riunione yokai? Sì, durante la riunione di stasera decideremo il da farsi e agiremo. Se dicessimo del portale si risparmierebbero la riunione. Preferiamo optare per una soluzione pacifica, senza ricorrere alla forza. Tuttavia, se fosse necessario, non avremmo problemi a sfidarli in battaglia. Personalmente spero di non doverlo fare. Ultimamente sono molto stanco. Non mi stupisce. Voi Polpanime siete sempre stati molli, per così dire. Sbaglio, o l'idea di usare la diplomazia era venuta a te? Basta così, ragazzi. Sapete bene cosa succede quando litigate. Il ragazzo ha ragione. Non ha senso mettersi gli uni contro gli altri adesso. Sì, è vero. In fondo, ora Spiritossi e Polpanime collaborano, finalmente. Piuttosto, sapete dirci dove si terrà la riunione di questa sera? All'alveo del fiume a mezzanotte. Ma vi consiglio di starne alla larga. Proprio così.
Questa volta saremo noi ad occuparcene personalmente. Quindi dobbiamo stare alla larga? Io veramente ci andrei comunque, sai. Spero davvero che quei due non ricomincino a litigare. Già, e poi non abbiamo scoperto niente su Demon Gufo. Ehi, che idea, se partecipassimo anche noi alla riunione di stasera? Ma hanno appena detto di no. È vero, ma potremmo scoprire anche dove si trova Usapion. E per puro caso noi ci troviamo a passare da lì. Puoi fidarti, ragazza, troverà Usapion e lo riporterà qui sano e salvo. Sì, ci riuscirà. Parola di Luna Celesti. Ora pensiamo a piano per stasera, che dite? La riunione si terrà alla vea a mezzanotte. Andiamo a prepararci. Devo quindi far passare il tempo. Oh, attenzione. Non fate caso a me, io passavo di qui per caso. Ah, sono le forme del futuro, che belle! Quindi è questa la riunione yokai? Ci sono alcune facce nuove, vedo. Hai ragione, mi chiedo se qualcuno di loro sappia qualcosa su Demon Gufo. Io sono Aventario, uno degli aiutanti di Re Kaira. Io sono Antuano, l'altro aiutante. Siamo qui per controllare la città. E innanzitutto vorrei ringraziare tutti i presenti a questo incontro. Ah, niente male, piccoletto, sembra un tipo sveglio. Perché siete venuti fin qui? Volevate parlare con noi? Sì, in breve il portale che conduce a questo mondo è stato aperto. Alcuni yokai del futuro l'hanno attraversato giungendo fin qui. Molti di essi sono già stati sconfitti e rispediti nel loro mondo originale. Ma non preoccupatevi, sarà Kaira ad occuparsi degli ultimi rimasti. State dicendo che questa invasione dal futuro avrà presto una fine? Proprio così, Kaira viene sempre in soccorso del suo popolo. Capisco. Ehi, Kyubi, corre di informare gli yokai qua in città. Con piacere, mio signore. È lo stesso anche tu, Verenotto. Conto su di te. Certo, non vi deluderò. Quindi c'era Kaira dietro a questa riunione. Non me l'aspettavo. Ora mi sento più sicuro. E quei due non hanno neanche litigato fra loro. Già, magari è il momento giusto per chiedere qualcosa su Demon Gufo. Principessa, dove siete? Principessa, mi sentite? Demon Gufo? Non è lo stesso di sempre. Guarda quell'aura che ha intorno a sé. Fermo lì, chi sei? La principessa, devo trovarla a tutti i costi. No! Ma chi? I nostri corpi, che succede? Oh no, un bruttissimo presentimento. Non ho mai visto niente di simile. Sei sicura? Oh mio Dio, che belli. Ma come posso volerli lottare? Sono bellissimi. Guardia Tonante, ma che bel nome! E guarda che urlo di battaglia. Sento come una nuova potenza in me. Si mette male, gente, dobbiamo fare qualcosa. E in fretta. Ma come faremo a sconfiggerli? Sono troppi per noi. Sembra che Demon Gufo si sia finalmente dato una svegliata. Non è mai stato così in forma. Da dove aveva preso tutta quella potenza? Non lo so, ma ora voglio solo godermi lo spettacolo. Bene, Detective Yokai. E adesso quale sarà la vostra risposta? Ah, boh. Io me ne scapperei a gambe levate, veramente. Katie, finalmente si risveglia! Questi mugoli continui non mi fanno addormentare. Sarà un cane? Oh, deve essere lui. Ma non è pelo un po' troppo lucido? Brilla. Letteralmente brilla. Si è stirato. Cosa ha fatto? Non sto capendo. Forse vuole che lo segua? Probabile. Ehi, aspettami. Ma tranquilla. Non scappa mica. Quindi ora anche Katie si unisce alla squadra. Lei non ha ancora la bici. No, deve esserci una bici a casa mia. Perché la bici di Nate è qui? Ah, ma qua ci sono Kyubi e Verenotto che non si sono ancora trasformati. Certo, non sono stati presi alla sprovvista perché loro stavano informando gli altri yokai. Quindi loro sono qui che stanno facendo il loro porco comodo, giustamente. Giustamente. Aiutatemi a dire giustamente. Ah no, alla slot. Invece no, lei deve andare alla slot Kai. Va bene. Questa è una specie di macchinetta. Che cosa ci fa sul Monte Selvoscura? Come dici, dovrei usarla. Va bene, sono un po' nervosa, ma devo farcela. Ok, ci siamo.
orologio misterioso. Quindi non quello che lei porta come collana, proprio al polso come gli altri. Fanno un modello 3D unico, certo. Un orologio? Ma un attimo, che cos'è questa strana sensazione che avverto? Quello è lo Yo-Kai Watch origine, ragazzina. È un vero gioiellino. E tu chi sei? Ce l'hai con me? Però... se parlano loro, io mi astengo. Interessante. Lei ha i ricordi di una cosa che non ha vissuto in realtà. Va bene, andiamo a trovare allora queste persone che hanno bisogno di aiuto. Che lei fosse una predestinata ad indossare lo Yo-Kai Watch. Ma stanno qui? Vai all'alveolo di Valdoro, ma non mi sembra. Ma stanno qua ora. Dicevo, di Katie era predestinata ad indossare lo Yo-Kai Watch. Però, oh, se dobbiamo affrontare sti due non mi dispiace. Dannazione, siete degli assi duri, non posso negarlo. Ah, non pensate ad adularci, brutte copie che non siete altro. Bravissimi ragazzi, continuate così, dobbiamo proteggere Valdoro! Chi sono quei mostri? Sembra che stiano combattendo fra loro! Ehi tu, non ti avvicinare, potrebbe essere pericoloso! Tranquilla, io e Katie siamo qui per aiutarvi, gna? Aiutarci? Quindi anche tu sei quello di vedere gli Yo-Kai, OMG! Proprio così, riesco a vedere tutti benissimo. Aspetta, anche tu lo Yo-Kai Watch, non l'avevo notato! Beh, a dire vero l'ho appena ricevuto. Quello è lo Yo-Kai Watch origine. Devi avere un cuore molto puro. Anche lei avrebbe un orologio, ma l'ha perso qualche giorno fa. Che imbarazzo, vero? Ehi ragazzina, perché non provi ad evocarci usando il tuo orologio? Sì, ci sta, farò un tentativo. Non solo ci proverai, ma ci riuscirai anche. Ti insegnerò io, promesso. Wow! Bene, brutte copie, fatevi sotto. Non riuscirete a sconfiggerci, gna? Forza, è tempo di combattere! Ma che belli che sono. Guardali. Ah. Ma lei ha la scivolata? No, era entrata in scivolata, non so perché. Ha lei cura? Abbiamo anche guarigione totale che non serve ora. Ecco, tranquillamente. Possiamo farcela senza. Ok, sta andando, eh. Grande. Ah, uno è andato? Ma così facile? Sono esplosi. Ma... ci siamo riusciti per un pelo. Ma quale pelo che stiamo stravincendo? Se abbiamo vinto è stato soltanto merito tu, ragazzina. Grazie infinite. Sono io a dovermi complimentare con voi. Siete stati sensazionali. Oh, che sbarattone, mi sono ancora presentate. Il mio nome è Luna. Io invece sono Katie. E sto cercando Detective Yo-Kai. Li conosci?
Non così bene, sai, io ho una mia agenzia investigativa. Sicuro di non averli visti, gna? Eppure dovrebbero essere qui in città. Sì, in effetti è così, sta andando alla caccia di alcuni yokai molto cattivi. Ah, a proposito di yokai cattivi, che facciamo adesso con loro due? Forse dovremmo lasciarli in custodia di un qualche ospedale per yokai? Se dipendessi da me, li lascerei qui a riflettere sulle loro colpe. Sciocchezze. Con l'orologio di Kai torneranno in forza in pochi attimi. Dite sul serio, ma è incredibile! Questo Yokai Watch è fantastico! Già. Però ora sono... No, ecco, forma Lightside, sì. Ottimo lavoro. Si sono ristabiliti senza alcun problema. Dove sono? Che cosa mi è successo? Wow, mi gira la testa. Un lavoro coi fiocchi, Katie. Si sono completamente ripresi. Oh, che sollievo. Non potevamo lasciare i nostri noi del futuro in quelle condizioni. Io e Vedenotto proveniamo dal futuro. Siamo qui per risolvere una questione. Anche se è difficile credere che abbiamo lottato contro noi stessi. Ma hai ragione. Non è stato facile sconfiggerti, in effetti. Cioè, secondo me qua Level 5 ha fatto un po' di casino con i dialoghi. Ma quindi, che cosa è successo tra voi? Purtroppo anch'io non ne so molto. Vedenotto, Kyubi, potresti spiegarci? E parte lo spiegone ora, giustamente. Ora capisco, era questo Demon Goof a controllare le vostre menti. Wow, non avevo mai sentito niente del genere in vita mia. Anch'io non ne sapevo nulla. Mi chiedo se Osapion stia bene. Non avere paura, i tuoi amici lo stanno già cercando. Eh? Stai forse parlando dei detective yokai? Proprio così, e ora che qui abbiamo finito dobbiamo correre ad aiutarli. In città ci sono gli yokai molto potenti. Qualche aiuto in più non basterà. Hai ragione. Vi prego, lasciatemi venire con voi. Però non si prendono così, mi sa. Per voi sarebbe meglio non venire, ragazzi. Avete faticato parecchio. Sì, credo che tu abbia ragione. Cercheremo comunque di tenere d'occhio la situazione da qui. Bene, sembra che siamo d'accordo. Katie, contiamo su di te. E il luogo di incontro è l'alveo di Valdoro. Forza, andiamoci subito. Bendit, in marcia, ragazzi. Perché c'è sempre qualcuno che deve chiudere con un'altra frase? L'hai detta? Basta, finita lì. No, insistono. Ma possiamo arrampicarci anche sulle qua sull'asta? Come una volta? No, non mi fa arrampicare come una volta. Ma penso che continuerò la prossima volta. Bene, ora che abbiamo anche Katie dalla nostra parte, vincere sarà molto più facile. Allora, di modo, io vi ringrazio per aver seguito anche questo video di Yokai Watch 4. Domani continueremo ovviamente la serie. In descrizione trovate tutti quanti i link utili e noi ci vediamo alla prossima. Bye bye.